Questo ve lo dico, è un libro che ti concilia con la politica, col senso profondo di cosa significa fare politica per ciascuno di voi. Tutti voi siete politici, nessuno di voi non è politico. Tutti voi siete politici in quanto nella vostra attività quotidiana poco o tanto che facciate vi occupate anche un pochino degli altri. E perché di più si parla di questo oggi, alla seduta del 23 novembre 2011? Perché non parlarne, va bene, non parlarne agevola chi dice la politica è distante, che la mafia è distante, che il malaffare è da altre parti, che non compete a noi. Della campagna Felix, diventata Infelix per via delle troppe violenze che ha subito sul suo territorio. Una campagna Infelix a cui Angelo Vassallo ha voluto, col suo coraggio estremo, con la sua forza, la sua determinazione, dare di nuovo la felicità nel senso pieno. È già riuscito per quanti aspetti. Polica, Acciaroli, sono luoghi straordinari, diventati straordinari grazie al suo impegno politico di socialista convinto, di marxista convinto, di inventore di un'ecologia sostenibile, non a chiacchiere nei fatti. Angelo Vassallo è un uomo normale, come tutti quanti noi, noi veniamo da una famiglia povera, normale. E mio padre faceva il pescatore, aveva la terza elementare, mia madre lo stesso. E noi sapevamo solo una cosa, lavorare. Perché la vostra vita non è uno spot pubblicitario dove uscite la mattina e avete tutta una famiglia che fa colazione, poi fette biscottate e poi uscite con la Porsche, andate in ufficio, tornate belli freschi, la sera fate l'happy hour e poi tornate a casa. La vita non è quella. La vita è fatta soltanto di studio, di lavoro, di legalità, di rispetto delle persone, rispetto dell'ambiente. E questa è la vita, e questo è Angelo Vassallo. E quindi da una famiglia semplice e povera, Angelo Vassallo è riuscito nel suo intento, perché mio padre, anche se aveva la terza elementare, ci diceva che fondamentale nella vita era studiare, studiare e studiare, perché soltanto con lo studio tu puoi relazionarti con gli altri e affrontare la vita che ti aspetta. Ognuno di voi non deve pensare che la vita è fatta di televisione, ma è fatta da dove venite. Anche il lavoro più semplice, più umile e più bello della vita. Adesso abbiamo deciso di farvi vedere 10 minuti di un video che noi abbiamo fatto come fondazione Angelo Vassallo. Se volete vi potete connettere anche alla pagina Facebook della fondazione per vedere le nostre attività che sono innumerevoli, perché ci vorrebbe una mattinata per raccontare tutto quello che abbiamo fatto. Angelo Vassallo era un sindaco, come me, sindaco in Italia. Ecco, io anche nella mia esperienza di un po' di anni fa, quando andai a trovare un vecchio amico di Scandicci che faceva il sindaco in un sperduto paese della Sicilia, mi chiesi se era possibile. Erano gli ultimi anni 90, me lo chiedo ancora oggi nel 2011, cioè che si viva in un paese in cui chi fa il sindaco in alcune parti del nostro paese mette a rischio la propria vita.
sindaco, il rappresentante delle forze dell'ordine, i magistrati, cioè chi vuole più semplicemente affermare la legalità. Io questo la trovo una cosa gravissima e vergognosa, perché il rischio dell'indifferenza è proprio questa, cioè che in qualche modo ci si abitui che in qualche parte del nostro paese non ci sia la legge condivisa da tutti, quella che sta alla base della convivenza in una comunità, ma che prevalgano invece forze legate alla criminalità organizzata, al crimine. Noi abbiamo paesi, territori in cui solamente per affermare il principio della legalità, cioè del rispetto delle regole, che senza regole le comunità non esistono, si mette a repentaglio la propria vita. Non è un fenomeno ristretto a quelle regioni là, è ristretto in quelle regioni là per la violenza e la virulenza che ha. Ci sono anche in Toscana, ci sono anche in Toscana. Allora, o noi abbiamo questi anticorpi e abbiamo i riflettori accesi su quelli, non siamo degni di vivere in un paese civile. Allora, l'impegno che ci mette noi con questa iniziativa di Libera, con questa iniziativa della lotta contro la mafia, va in questa direzione qui. Sensibilizzare tutti, i giovani e i meno giovani, perché non è solamente rivolto a chi oggi studia, ma anche a chi come me, ai genitori nostri, ad avere ben chiaro sempre questo aspetto. Perché solo così forse noi diamo una mano a chi cerca di scrollarsi addosso questo gioco terribile. Grazie. Beh, essere fratello è normale, per me Angelo è una persona normale, non era certo un eroe, è un sindaco anormale per la sua intelligenza, che ha impegnato la sua intelligenza per gli altri e il suo amore per la terra e per gli altri, non è comune a tutti i politici. E venire qui a Scandicci è importante perché se si parla ai ragazzi è l'unica arma che noi abbiamo. Vera, in quanto i ragazzi, anche se ne recuperiamo uno, due su 300, 400, è un grande risultato, perché con i messaggi che loro hanno ricevuto negli ultimi 20 anni abbiamo fatto dei polli da batteria. L'educazione alla legalità non è un'educazione scolastica, è un'educazione alla vita, perché il futuro si costruisce nel rispetto delle regole di una comunità condivisa. Quindi il Comune di Scandicci per l'educazione al futuro, per l'attenzione al futuro, all'innovazione che c'ha, ha investito tutto quest'anno sulla legalità, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, le famiglie, coinvolgendo le associazioni, coinvolgendo in una parola sola la città. Quindi una serie di iniziative che vedete e vedrete sul sito, in città, appesi alle fermate della tranvia, biblioteca, dovunque. E l'invito è a partecipare, perché si partecipa a un pezzetto di futuro per i nostri figli e per i nostri giovani. Primo appuntamento questo di stamani di straordinario valore, perché Vassallo ha rappresentato un modello alternativo che coniuga l'ambiente, la sostenibilità ambientale alla cultura. Angelo Vassallo non è un qualsiasi eroe della politica. Angelo Vassallo è la rappresentazione reale di come ecologia, economia, libertà vanno coniugate. E l'ecologia non è stato un orpello retorico, un qualcosa che ci vuole a un certo punto. L'ecologia è stata al centro della sua azione politica ed è poi un esempio straordinario di politico coerente. Perché Angelo Vassallo ci ha rimesso la vita, ci ha rimesso tutto. È interessante, molto interessante. Sì. Che sono gli argomenti che ai giovani interessano. Insomma, in generale è stato interessante questo. È stato molto bello. Beh, io ho i parenti a Napoli, quindi queste cose le capisco. Per me è stato interessante, non so neanche chi era. Che abbiamo visto un mondo diverso, che non ci appartiene a noi, però è vicino.